Oreste Sarpa, ex Buonasera. consigliere nel 2012, vero? Sì, Dico bene. 2012. E appunto io mi riferisco al 2012 perché mi interessa sapere il contenuto di questa famosa lettera che abbiamo letto sull'altra sinistra e che avevi mandato allora in merito alle tue dimissioni. Sì, buonasera. Già nel 2012 denunciavo questa criticità, quindi l'ente aveva già grossi problemi inerenti il bilancio comunale. Chiaramente penso e presumo, poi bisognerebbe guardare attentamente le carte prima di pronunciarsi pro contro il bilancio comunale. Bisognerebbe attentamente visionare, è un po' complessa la materia. Però già sin dal 2012, quando denunciavo questa criticità del bilancio, tant'è vero che mi dimisi per questo motivo, perché non c'erano le condizioni economiche per mettere e risanare l'ente. Sono convinto che in questi anni la situazione debitoria si sia ulteriormente gravata sull'ente, quindi automaticamente siamo arrivati al capolinea sotto il profilo di una situazione veramente che graverà anche sui cittadini, e questa è la cosa, diciamo, che più grave, perché comunque, anche se le tasse comunali sono già a livello altissimo, in ogni caso l'ente avrà difficoltà a gestire anche le situazioni più normali che ogni ente dovrebbe svolgere. Nella lettera che avete inviato con il gruppo Belvedere Città Futura, però chiedete le dimissioni della giunta. Sì, in effetti il paradosso è che chi ha amministrato nei 5 anni, quindi dove si chiede il bilancio, dove si chiede il dissesto, perché non ci sono le situazioni economiche, il caso vuole che ci siano ancora ad oggi ad amministrare i vecchi amministratori, e quindi dove bisogna che ci si assuma le proprie responsabilità. Il bilancio significa, il dissesto significa anche assumersi responsabilità di una gestione non oculata, tutto qua. Dunque, cosa comporterebbe dichiarare il dissesto a questo punto? Una problematica per i cittadini che già, come dicevi prima, pagano delle tasse abbastanza esose e inoltre. Diciamo che già i cittadini belvederesi hanno, diciamo, in misura di tasse già un livello altissimo, quindi in questo caso sarebbero, presumo, minime le percentuali di aumento. Comunque sia, c'è una difficoltà, perché se prima l'ente poteva anche sopperire delle spese, faccio degli esempi banali, la mensa scolastica, se prima l'ente riusciva a mettere qualcosa, diciamo, per far pagare meno ai cittadini, in questo contesto tutte le spese dovranno essere coperte, quindi sicuramente graverà sulle tasche dei cittadini, non vi è dubbio. E riguardo agli amministratori? Riguardo gli amministratori, chiaramente bisognerebbe che chi ha amministrato e ha causato. Quindi questo ci saranno gli organi, la Corte dei Conti poi stabilirà se nel caso l'amministrazione, ancora ad oggi, diciamo, si parla tanto del dissesto, però ancora ad oggi non ci sono le carte dove il Consiglio Comunale non si è pronunciato, si dovrà pronunciare il Consiglio Comunale, dopodiché chiaramente verranno vagliate dalla Corte dei Conti tutte le spese affinché poi si possano anche trovare, diciamo, i colpevoli. Se ci sono spese che sono state effettuate e non dovevano essere fatte per negligenza, chiaramente queste spese dovranno essere, diciamo, pagate da chi ha causato questo. Allora, facile parlare, cioè, in questo periodo si parla di dissesto. Ripeto, bisognerebbe guardare attentamente le carte, le entrate, le uscite, prima di dare un giudizio, diciamo, corretto.
In ogni caso, se si parla di dissesso, perché la situazione, io denunciavo già 7-8 anni fa questa situazione di gravità, dove non c'erano le condizioni economiche perché l'ente poteva, diciamo, amministrare in un modo oculato. Presumo, ed è chiaro ed evidente, che in questi anni non ci sono state, la politica non ha attuato, diciamo, delle manovre correttive per risanare il bilancio. Bisogna anche dire che non è solo il comune di Belvedere, cioè, giusto per dare un esempio, sono tanti comuni che si trovano nelle stesse condizioni. Ci sono anche delle forme correttive, c'è il riequilibrio di bilancio dove entro 2 anni la Corte dei Conti ti dà dei correttivi. Evidentemente il comune non è nelle condizioni per fare questa manovra e quindi, se si parla di dissesto, perché l'ufficio finanziario e il revisore dei conti hanno ritenuto opportuno, visto il numero, perché si parla di 17 milioni di euro, ripeto, queste sono parole che girano, bisogna poi vedere all'atto pratico, quindi in consiglio comunale, se questa è l'entità. Chiaramente non ci sono soluzioni che dichiarare il dissesto, non v'è dubbio che appena che ci sarà, diciamo, sarà dichiarato il dissesto, i cittadini comunque avranno delle difficoltà, perché anche le spese banali, tappare una buca, faccio un esempio, diventa faticoso per un ente. Però c'è anche da dire una cosa, che dopo il dissesto il commissario, che riterrà almeno 5 anni, dovrà gestire il piano finanziario dell'ente, chiaramente usciranno fuori anche se sono state fatte spese non oculate, diciamo, si individueranno anche i colpevoli. In questo caso si capirebbe meglio la gestione. Tutto qua. Va bene, auspichiamo, insomma, un futuro più roseo. Non è il futuro roseo, purtroppo dalle carte non traspare, perché la situazione è veramente veramente difficile da gestire. Siamo, ripeto, al capolinea, perché chiaramente la nuova giunta capitanata dal sindaco, il dottor Cascini, che non ha responsabilità, trova una situazione debitoria già incancrenita. E da buon, diciamo, gestore sono convinto che troverà le soluzioni migliori. Io sono convinto che se ci sono possibilità di poter evitare il dissesto, chiaramente si metterà in atto, altrimenti evidentemente la situazione è così grave dove non c'è altro che da dichiarare il dissesto.